bentornati con Mario e Luigi del centro di base. Allora, nella parte precedente avevamo concluso con un fail assurdo. Madonna santa, che pare, non so quando succedono ste robe. Vabbè, e continuiamo a colpire Grugnosauro con il nostro super attacco di tipo timido. Dai, tira! Oin! Au! Oin! Au! Bene, 309. Siamo a 500 PV, ne avrà sui 1000 conoscendo ora i boss. Boh, non ne ho idea, vedrete le statistiche dopo, nelle annotazioni. Ah, ma ha preso ancora. Vediamo un po' com'è avvolta sta palla. Ora la tira, che è alta, quindi abbassiamoci. La torta, no, perché ragazzi, il Grugnosauro può mangiare le cose per curarsi. E io, non sopportando i boss che si curano, gli rubo tutto ciò che posso. Perché sono un bastardo. Allora, non fatemi fare l'inquadratura faiga. Bene. 56. Bene, abbiamo ancora attacco su e c'è ancora posto per un attacco tipo timido. Quindi direi di continuare. Dai, 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 dai. Che l'effetto terremoto è faigo, almeno per me. 302. Vai, dai. Andiamo un po' adesso, ma ancora la palla. Sì, vabbè, ormai mi deve colpire. Vediamo un po'. Con un pugno. Dai, che se vengo ferito abbastanza volte si scatena la rabbia. Eccolo, sarebbe l'ora di usare ancora il risucchio. Vai, il cosciotto comunque di pollo, ragazzi, è più difficile da risucchiare delle altre cose. Non so neanche il perché. Vai, comunque, guardate quanta vita ci siamo rifatti. Vai. Si è fatto male. Allora, tipo timido neanche l'attacco Goomba, no. Ma merda, dovevo anche ricomprare gli sciroppi che me lo sono dimenticato come un bel cretino. Allora, dunque, adesso cosa farà ancora questo attacco? Vediamo un po' adesso dove va a finire. Pugno! Troppo presto. Ancora? Allora, vabbè, riutilizziamo attacco tipo timido. Stavolta c'è tempo per un attacco Goomba. Cioè, pa, volevo dire per un attacco Goomba. Vai, 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 vai,
5. Ed è morto! Wow, però è stata una boss battle abbastanza cortina, diciamo, eh. Scompare anche il cibo. 550 di esperienza. Premio, il pollo esplosivo, che è quello che ridà più di vita di tutti. Bene, la scena si risposta nello schermo superiore a questo punto. Portano via Grugnosauro, che le ha prese di brutto. E il vincitore della sfida è... Oh mio Dio, mi scappa. Un rutto. Niente, falso allarme. Bowser! E intanto le belle interferenze nere fanno la loro porca figura. Così, così, applaudete. Adesso vi ricordo di me l'imbattibile Bowser. Sono rimasto incantato da questa sfida sublime. Ehi, questo è il mio castello. Vattene subito se non vuoi fare una brutta fine. Certo, certo, spero più lieve di un soffione. Ma prima voglio premiarti per aver vinto. Che premio è? Ho predisposto una sala per accogliere degnamente un vincitore. Miei fidi Boo, eccoci. Lei è Bowser, il vittorioso frano di Koopa. Che muscoli. Portate Bowser alla sala del sala premio. Subito, grande Bowser ci segua. Bah, non so che succede, ma a questo punto... E così, andiamo alla sala premi, cosa sarà mai? Wow! Che bel banchetto, che bella buffata, quanta roba da mangiare! È un banchetto per celebrare la vittoria, si serva liberamente. Ok, siamo nella sala premio. Mi voglio sbaffare tutto. Allora, prima che ci sbaffiamo tutto, ragazzi, la febbre raimesca mi è aumentata, adesso mi sto facendo tutto Rayman 3... Hoodlum Havoc, ragazzi, non vi dico che figata di gioco che è bellissimo. Davvero, grandissimo. Farò anche quel let's play. Intanto, a proposito di Rayman, Crash Stefano, amico mio, carica Rayman 2, sono in astinenza, non ce la faccio più. Buon appetito. Bene, sbaffiamoci tutto. Detto questo, ragazzi, dopo questa parte si riprenderà con Rayman Origins. E come sapete, è da più di un anno che non lo continuo. Vorrei continuarlo perché è un gioco che ne vale la pena, davvero. È bellissimo Rayman Origins.
Però ora di recente ho riscoperto Hoodlum Havoc, ragazzi, non vi dico che figata. Se ce l'avete, tiratelo fuori e giocateci, perché... Ma fa anche morire da ridere, Andrè specialmente. Datemi da bere, datemi da bere, giurate, rosicchio le arterie! Andrea Globox lo minaccia continuamente a queste cose. Uff, sono piano come un uovo. Ma come, è già finito? Abbiamo preparato tutte queste cose pietanze ad alto contenuto calorico apposta per lei. Non faccia complimenti. Non mi va più di mangiare. Non faccia così. Su, l'aiuteremo noi. Su, 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 venga con noi. E così ci rispediscono. Apri la bocca. Ah. E così costringono Bowser a mangiare. Su, mangi ancora qualcosina. Ah. E così... Sta continuando, guardate, portano ciambelle e cosciotti e costringono Bowser a inghiozzarsi. Ok, adesso dovrebbe succedere qualcosa, guardate. Vabbè, sta andando... Avete notato qualcosa? Oh, cosa mi sta succedendo? Ma niente, se so, si gusti il cibo. Ok, adesso la scenetta andrà sempre più veloce, per fortuna. Guardate qui, guardate qui. Oh, è cambiato ancora, è diventato ancora più ciccione. Qua sta succedendo qualcosa di strano. Ma cosa dice? Su, mangi ancora, e ancora. Mal di gola, ragazzi, a furia di doppiare Bowser. Oh, aspettate, basta, il mio corpo, sono diventato una palla. Oh, ma è vero. Ti sei riempito di cibi pieni di zeppi di grasse e calorie. Mi piace postare al sogghigno. È ovvio che sei ingrassato. Incredibilmente ingrassato. Lo sai, Bowser, ti ho sempre immaginato così. Lenzuoli sgrignazzanti, mi avete fatto mangiare apposta così tanto. Talmente ciccione che non riesce a muoversi e... Sbarabambede! Imprigionato nel pavimento. Povero Bowser. Ehi, Cosma, mi senti? Eccola qui. Sì, ti sento, non serve che urli. Vabbè, ora saltiamo questi dialoghi. Bruciami i grassi, forse non saprei. Farò qualcosa e mi viene voglia. Ciao, ciao. Ehi, non lasciarmi qui, fa qualcosa. Ok, e dopo tantissimo tempo, finalmente, Bowser è di nuovo bloccato. E riprendiamo il controllo dei nostri fratelli baffuti preferiti. Benissimo. Ari, eccoci qua. Centro metabolico. Nuova area. Che può essere aggiunto solo quando Bowser è ciccione. Teniamo la cosa al lato per le info. Ah, qui da questa parte ci deve essere qualcos'altro, se non ricordo male. Ecco appunto, svegliare vincita. Ok ragazzi, è tantissimo che non riprendiamo il controllo Mario e Luigi, quindi mi vedrete ancora affellare con ok e cazzate varie. Allora, quest'area la odio con tutto il cuore perché in realtà è un labirinto e per sorpassarlo dovremmo farne di tutti i colori. Allora, primo tassello attacco. Tasselli attacco qui danno un attacco abbastanza utile, diciamo. Allora, dunque, questa è la superficie rosa che è difficile coordinarsi per saltare... Oh oh, guardate, subito nuovi nemici. E perché non rompiamo un po' culi allora? Let's go, occhi tocchi, bla 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 bla. Iniziamo subito, questi sono i carnoidrati. Mi sembra. Quando fanno così, ingannevoli. Bene ragazzi, è sempre bello tornare all'azione con Mario e Luigi dopo tanto tempo. Allora, carnoidrato, vai. Uno fuori, e questo non va saltato perché ha fatto l'inganno. Oh oh, vai, bene, adesso passiamo al nemico che c'era vicino al carnoidrato, il calorino. Ragazzi, attenzione al carolino perché non dobbiamo... al calorino, non dobbiamo saltargli sopra perché ha il fuoco e fa male, quindi solo martello. Allora, dunque, allora, martello, vai. E attenzione perché quando ci sono carnoidrati insieme a lui, il calorino li può risucchiare e creare un altro calorino. Quindi facciamo attenzione. Questo è un attacco dove va saltato il fuoco a tempo. Può rotolare anche più di una volta, dipende da quanti legnetti si mette in testa, da quanti legnetti si brucia nella zucca. La zucca vuota che si ritrova. Calorino è davvero tremendo. Odio i nemici che si sdoppiano.
o che richiamano alleati, madonna, sono davvero pallosi. Specialmente in questi giochi dove richiamano fino ad abusare. Bene, super fungo. Ecco una ricerca, sta preso, vabbè, sì. Ci ha spiegato quello che vi ho spiegato io della superficie rosa. Bene, aiuto! Guardate che abbiamo trovato! Ah! Vai, Luigi. Luigi! Anche voi siete stati risucchiati da Bowser. Principessa Peach! Oh mio Dio, c'ho il mal di gola, non mi riesce. Dora Stella, anche tu qui. Principessa Peach, ti abbiamo cercata in lungo e in largo. Che cosa è successo? Che cos'è quel coso? Non lo so, sono stata attaccata mentre cercavo l'uscita. Ah ah ah. Ta-da-da-dan. Colpo di tosse. Inseguiamola. Bene, abbiamo ritrovato Peach, ragazzi, dopo tanto tempo. Mario, non è che se salti le bolle vengono da te. Devi capirlo. Luigi, attento. Ecco, e ora abbiamo perso anche Luigi. Peggio di così come può andare. Oh, ma chi è questa qui? Non temere. Hai di fronte a te la principessa mucosa che governa le pareti molli di questo corpo. Ti è creduto qualcosa in questa membrana poco fa, dico bene? Hai perso questo favoloso tesoro? Oppure questo spilungone verde? A te la scelta. Dimmi che hai perso, qui non si può scegliere. Ah, ora stavi per scegliere il favoloso tesoro, dico bene? Non mentire, il tuo sottile cambiamento di espressione mi ha rivelato che propendevi per il tesoro. Oggi sono anche dislessico, aiutatemi. Oh, questo spilungone verde è tuo fratello e per te quindi vale più di un favoloso tesoro? Va bene, ti credo. Allora diciamo che hai perso questo spilungone verde. Luigi, lo sta centrifugando, povero Luigi, l'hai centrifugato. Guardate Luigi, fabulous. Oh, così dinocciolato eppure elegante nell'atterraggio. Baffetto rosa, ti meriti il favoloso tesoro per aver pensato prima a tuo fratello. Hai preso il favoloso tesoro, e cosa ci sarà dentro questo fabulous treasure? Vabbè, guardiamo subito. Addio! Che cos'era quel favoloso tesoro? Perché no? Guardiamo subito. Due spille! Che bello, in queste addosso potrei scatenare vari effetti durante gli scontri. Usatele bene, verrete le battaglie, saranno delle passeggiate. C'è dentro qualcos'altro? Ebbene sì, un nemico per provare le spille! Siamo quasi a 14 minuti. Ok, ci ridarà i PV e non so neanche perché lo fa. Oh. Stavo per dimenticarmi, le spille solo se riempirete la barra. Quanto entusiasmo, mi piace, perciò vi farò un regalino. Oh, che impudenza, volete che vi riempiste la barra? No. Vediamo. Sì, ottenete tutte subito, è diseducativo per la crescita. Non deludetemi! Sì, lo so. Dai, vediamo di finire in fretta. Vedete, si riempie un pochino la barra? Perfetto. Sì, ora possiamo scatenare l'effetto della spilla. Dai, sì, ho capito! Madonna. Sì. Lo so, ogni volta si azzera, ogni volta che... Va bene, dai, Dora Stella, ora... No. Dai, adesso... Finiscila di parlare. Dai, su che dobbiamo... Sbarazzarci di questi brutti ceffi alla svelta. Prima che arrivi il 15° minuto. Dai. Vai, lotta contro il tempo, ma ce l'abbiamo fatta. Bene ragazzi, i due fratelli hanno raggiunto un nuovo livello, ma terminiamo qui la parte, perché ormai è troppo. Ciao ciao!